A tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, eh, buona serata da Paolo Inter, quindi terminata la partita Inter, ehm, la sfida contro l'Atalanta, è terminata a reti bianche, quindi 0 0, 0 0 tra Inter e Atalanta, partita dove non si è vista, guarda, non si è vista sicuramente una bella Inter, eh, anzi quanto bruttina. Un, un inter molto simile a quella vista contro la Lazio e completamente diversa, direi, da quella mirata e quella, quella tra diciamo, contro, contro, vista contro il Genoa mercoledì scorso. Un inter che ha iniziato bene, l'approccio è stato quello giusto, ma poi non, non è riuscito comunque a, lentamente comunque sia. È, si è, si è, si è incartata in se stessa e non è riuscita diciamo, a, a vincere la partita. E due barra tre occasioni, scusate, due barra tre eh, interventi importanti da parte di Gollini, che è stato Gollini, il portiere dell'Atalanta, che ha fatto comunque, eh, a mio parere, una grande prestazione. Poi comunque sul campo da parte dei ragazzi direi nel complesso poca roba, e un centrocampo quasi inesistente, un vecino che è andato vicino al gol ma diciamo solo nella fase iniziale, un, un politano poco lucido, un Perisic quasi inguardabile, un, un mariti Cardi direi molto in difficoltà e comunque anche se gli hanno dato comunque pochi palloni giocabili, comunque Mario Ticardi molto in difficoltà rispetto appunto alla partita, alla partita precedente contro il Genoa. un, un, un Peri l'ho detto, un Gagliardini sottotono decisamente, un, un centrocampo appunto che non, non, mi, ha, non mi ha convinto, quindi... Questa Iri che poi tra l'altro ha perso anche una pedina importante come Brozovic appunto, che ha dovuto uscire appunto, per un infortunio, per uno stiramento e al suo posto è entrato poi in Angolan che ha preso poi il posto di Vessino perché Vessino era stato messo in campo appunto, come trequartista inizialmente da parte di Spalletti. Spalletti ha proposto praticamente gli stessi, la stessa formazione titolare di Gianova con l'aggiunta però con la novità appunto di Vessino al posto del Ninja di Rajana e Golan. Poi appunto con l'uscita di Brozovic eh, Ninja ha preso il posto di Vessino e Vessino è andato in mediana al posto, posto de, de, dell'uscente Brozovic. Mm, cosa possiamo dire? Un, un punto che purtroppo non... Eh, non eh, si sì, lascia un po' diciamo le cose come sono. appunto... Nella corsa Champions, un punto che ulteriormente diciamo rafforza un po', il, leggermente consolida leggermente il nostro terzo posto, anche se comunque ci sono tante partite davanti. Siamo a più 5 dal Mina e dall'Atalanta, che sono al quarto posto. Siamo a più 6 dalla Roma, che è reduce dalla vittoria esterna contro la Sampdoria. E siamo più 8 da una lazio che comunque potrebbe ridurre le distanze perché ha pareggiato in extremis stasera contro il sassuolo l'olimpico per 2 2 e che però può, comunque giocherà, potrà appunto come dicevo eh, ridurre le distanze e agganciare il quarto posto vincendo appunto il recupero che giocherà contro l'udinese questa, questa settimana adesso non so esattamente il giorno però penso che in settimana appunto giocherà questo recupero quindi vincendolo potrebbe, potrebbe agganciare se non superare di un punto mille natalata noi niente quindi comunque occasione persa appunto per 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 diciamo blindare appunto questo benedetto terzo posto Domenica la, saremo in trasferta a Frosinone, giocheremo a Frosinone contro una squadra comunque che ormai direi che è quasi matematicamente spacciata eh, e che però eh, allo stesso tempo sta ecco, diciamo, disperatamente sta, sta ottenendo risultati insperati perché è radice addirittura da due vittorie consecutive contro Palme e Fiorentina, quindi è in forte ripresa, anche se secondo me alla fine poi. Alla fine della fiera sicuramente eh, andrà giù con le altre due, le altre due appunto eh, le altre due squadre appunto in Serie B. E quindi comunque sarà allo stesso tempo, sarà un, un impegno non facile, San Frosinone da prendere con le, con le, con le pinizze. E, e poi dopo, appunto dopo i frusinati ci aspetterà appunto questo tour de force di cui vi parlavo che contro appunto, poi non so se poi ci sarà nel mezzo ci sarà qualche altra partita contro qualche squadra minore ma direi che comunque le tre squadre appunto che ci aspetteranno le, le tre bighe, le tre titolate che ci aspetteranno appunto di questo tour de force saranno appunto eh, in successione Roma, Juventus e Napoli quindi ci vorrà, lì sicuramente ci vorrà la, una, una, la vera Inter, ci vorrà un Inter eh, diversa da quella di stasera anche se comunque mi, diciamo che preferisco io giocare almeno l'Inter di quest'anno ha dimostrato di giocare meglio con le grandi che con le piccole e di ottenere anche risultati confortanti positivi contro le grandi quindi per il rischio di giocare a questo punto per il giocare a questo punto contro le grandi che con le piccole perché mi eh, diciamo che questa squadra dimostra più carattere più grinta appunto contro queste squadre con le piccole purtroppo molte volte invece eh, ci capita invece di fare il contrario come è successo poi quest'anno e anche lo scorso anno ecco. quindi allo stesso tempo comunque bisogna lo stesso affrontare Frosinone che sarà con lo stesso, con la stessa, con lo stesso carattere, ad esempio, visto in altre occasioni, quindi bisognerà affrontare Frosinone sempre con, eh, con concentrazione e determinazione, eh, anche se è una squadra piccola, quindi comunque ci vorrà, anche perché dovremo mh, bisogna assolutamente, domenica prossima bisogna assolutamente vincere, quindi... Non abbiamo scelta, non abbiamo tanta... Se vogliamo tenerci questo terzo posto e andare in Champions League dobbiamo assolutamente fare punti e domenica prossima bisogna vincere. E poi comunque noi dobbiamo, a questo punto dobbiamo comunque, visto che la nostra squadra ha dimostrato anche stasera di essere pazza e di essere una squadra comunque inaffidabile e non attendibile eh, con questo pareggio siamo costretti comunque a vivere la giornata dobbiamo pensare a un impegno per volta e, e non possiamo assolutamente non, non possiamo fare tabellini o pronostici e, e fare calcoli quindi questa squadra è, deve pensare impegno per impegno il prossimo sarà contro Frosinone concentriamoci su Frosinone e poi ogni volta, diciamo, eh, penseremo appunto partita per partita all'avversario appunto che avremo di fronte. E niente, direi che ho concluso, ragazzi. Eh, L'unica cosa, ho visto un inter, comunque, volevo concludere appunto dicendovi che ho visto un inter, comunque purtroppo eh, con un gioco da provinciale, come al solito, eh, Spalletti non, non ha usato non nel finale. E, e secondo me doveva comunque doveva rischiare nel finale, nel senso che doveva comunque trovare le contromisure e, e mettere più una squadra spregiudicata perché doveva cercare di vincere o perdere invece poi si è accontentato del, del punticino e, e si è visto e quindi alla fine ha deciso appunto magari di non prenderla e di, e di non, però di non osare, ecco, ha pensato più a non prendere che a darle, quindi alla fine si è accontentato del ponticino. Questo è uno anche dei motivi per cui a me Spalletti non piace e lo giudico comunque un allenatore, come ho sempre ribadito, e come sempre ribadito anche in passato, un allenatore purtroppo limitato e non un vincente. Chiusa parentesi, ecco, soltanto volevo solo concludere dicendo questa cosa. Poi magari finiva in pareggio lo stesso la partita, però la talata, se noi pensiamo che abbiamo creato solo noi, la talata praticamente non, non si è mai resa, diciamo, veramente pericolosa. Questo dimostra comunque che questo pareggio comunque alla fine, è, direi che praticamente è quasi del merito nostro. Ecco, se siamo, se siamo, abbiamo pareggiato, quindi la coppia è sul prodotto nostra e loro comunque giustamente hanno fatto la loro partita onesta e hanno, hanno raggiunto il pareggio e direi che per loro un punto guadagnato, un punto comunque guadagnato a Milano, per noi secondo me è un punto comunque che alla fine è per loro un punto di guadagnato, per noi un punto che comunque non lascia un po' la mare in bocca perché potevamo Abbiamo buttato via appunto un'occasione, l'occasione appunto di, di, di vincere e di, di consolidare veramente questo terzo posto una volta, una volta per tutta. Peccato, pensiamo alla prossima, guardiamo avanti, pensiamo alla prossima con Frosinone e speriamo di vincere almeno Frosinone. Ragazzi io vi saluto, vi, vi auguro a tutti una buona, una buona notte, e noi ci vediamo domani per le video pagelle appunto sui ragazzi che faranno nel pomeriggio. Poi mh, vi anticipo due video che farò appunto nei prossimi giorni, cioè la sesta puntata dei tre miti nell'azzurro, tre campioni nell'azzurro, scusate, non vi anticipo quali saranno però, e poi eh, farò un'altra puntata del Norwich appunto di carriera allenatore, eh, attore, una delle ultime puntate appunto del Norwich City come carriera di su FIFA 19. Poi non so, poi forse farò nei prossimi giorni farò degli altri video, magari, vediamo, adesso un attimino, non, adesso non so, adesso non ve lo so dire. Niente ragazzi vi saluto, vi mando un bacione, mi raccomando iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e mettete like al video. Vi aspetto domani per il video pagelle e come sempre vi saluto con la mia solita frase, amala sempre e comunque. E naturalmente sempre Forza Inter. Ciao a tutti ragazzi, un bacione, buonanotte, a domani per le pagialle. Ciao!